Costituita ufficialmente la nuova società sportiva Arezzo, da Massimo Anselmi, Giorgio La Cava, Orgoglio Amaranto. Siamo con Giorgio La Cava. Allora, voi a questo punto avete ottemperato a tutto quello che vi era stato richiesto. Assolutamente sì, e abbiamo fatto tutto in modo molto veloce, preciso e aspettiamo adesso dal Tribunale, le decisioni che penso possano essere solo positive per iniziare subito a lavorare, sull'Arezzo. Potrebbe arrivare anche prima della partita perché sarebbe un segnale, visto che è la partita forse più Molto importante. intelligente, molto giusta la cosa che dici, sarebbe molto importante perché sarebbe un segnale importante per la squadra, per dargli sicurezza e serenità per la partita più importante che uno ha a Pontedera sabato. In un futuro, sarebbe Giorgio La Cava il nuovo presidente? Sì, allora le cariche della società sportiva Arezzo SRL sono presidente Giorgio Lacava, Presidente Giorgio Lacava, Vicepresidente Massimo Anselmi e poi per il Consiglio ci sta Roberto Cucinelli. Quindi confermato Orgoglio Amaranto che rimarrà comunque. Assolutamente, Orgoglio Amaranto l'ho detto fino adesso, non lo voglio più ripetere perché fino all'esasperazione, se uno sta qua oggi diciamo, a questo miracolo calcistico, lo devono a loro con l'intuizione della richiesta di esercizio provvisorio per il mio. Ecco, dai curatori sono arrivati, diciamo, è arrivato qualche segnale anche indiretto che fa prospettare ottimismo. Vi dico la verità, i segnali sono stati positivi. Adesso speriamo che se per caso domani ci fosse anche qualche comunicazione da loro sarebbe perfetto perché almeno come ti dicevo prima per il discorso di sabato come carica i giocatori ne avrebbero molta di più per affrontare la partita che ripeto è una partita decisiva a questo punto con questa nuova penalizzazione che c'è stata. Come dicevo oggi a una tua collega, adesso i punti ormai non ci possono più levare. Al massimo speriamo che ce ne ridaranno due col ricorso che mi sembra che c'è il 26 aprile. Esatto. E tra le ipotesi potrebbe anche esserci quella, cioè di una continuazione dell'esercizio provvisorio che loro sciolgono la riserva per dire anche a maggio, è possibile in teoria? Ma noi pensiamo che loro aspettano la famosa tranche di 200.000 euro, quella che dovremmo versare entro il 4 maggio e per poi andare a fare, diciamo, il passaggio dell'azienda sportiva. Abbiamo visto allo stadio, l'ultima cosa che chiedo, un ex giocatore dell'Arezzo che è Emiliano Testini, potrebbe avere un ruolo? Allora, Emiliano Testini, prima che un ex giocatore Arezzo, è un grande amico mio, quello io lo reputo molto importante, oltre che un grande amico mio, anche un profondo conoscitore, essendo stato calciatore a livello, diciamo, alto, e quindi è un appassionato come me del calcio, quindi stiamo lavorando insieme e speriamo che se tutte le cose andranno bene farà parte dello staff.